Coach, che test è stato il Memorial Basciano per l'Olandina? Bah, chiaramente abbiamo avuto dei segnali positivi, dei segnali negativi, come normale che sia. Sono contento di determinati aspetti, di altri un po' meno, però sicuramente, tirando le somme, sicuramente un torneo estremamente positivo. Siamo stati un po' bene, siamo stati un po' insieme, siamo stati bene insieme. Questo è importante. Dobbiamo lavorare su due o tre aspetti, ci mancava nelle rotazioni Basile, però non si è sentita la sua mancanza, proprio perché tutti quelli che sono venuti alla panchina hanno dato il loro contributo, da Tommy a Ciri a Ceffa, quindi sono molto contento di come si sta, di quello che stanno dando i ragazzi, come dicevo nei giorni precedenti, anche dal punto di vista dell'atteggiamento. Chiaramente oggi eravamo un po' più scarsi, poi Agrigento è una squadra rognosa, quindi eravamo un pochino meno brillanti di quanto lo siamo stati ieri, però sono contento. La città di Trapani ti ha tributato tanti applausi e tanto affetto, abbiamo visto anche oggi alla fine della partita tantissimi sono accorsi da te. Non dico te l'aspettavi perché sei abituato a grandissimi palcoscenici, ma che si prova in questi casi? Non hai mai la pancia piena, nel senso che gli attestati di stima, ma anche un gesto piccolo magari di un bambino, piuttosto che è normale che ti fa piacere, è normale che viva di ricordi per quanto riguarda la mia parte cestistica in campo, e quindi è normale che mi faccia piacere che la gente, non so, forse, ma a me piace pensarla così, che mi riconosca il fatto di aver amato follemente questo sport. Oggi è il mio compleanno, sfrutto anche l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato innumerevoli messaggi su Facebook, su Twitter. Per me la parte più bella, perché poi alla fine, cercando un denominatore comune, ti ripeto, quello che forse secondo me ha colto la gente, e presuntuosamente dico mi ama per questo, perché ho sempre giocato per la maglia per cui la maglia che vestivo, quindi insomma la gente ha sempre riconosciuto questo fatto qua e ha sempre pensato, se il Pozzo avesse giocato con noi l'avremmo amato la follia.